È una squadra che manca ancora di amalgama, ma si sa, i giocatori sono quasi tutti nuovi. È una squadra però che ha già fatto vedere buoni schemi, specialmente offensivi, una squadra nella quale si vede specialmente la mano di Simoni. Era rientrato Claudio Vinazzani, che è stato abbastanza sfortunato, doveva sostituire in tutto e per tutto Battista in questa nuova Lazio, ha giocato solo 9 minuti, poi ha lasciato il posto a Fonte. Fiorini è stato abbastanza bravo in fase d'attacco, però è stato anche discontinuo, ha fatto vedere delle cose belle e poi è stato un pochino apatico in certe fasi di gioco. Cosa dire del Catania? Il Catania mancava di quattro titolari, sono quattro giocatori senza contratto, tra cui spicca il nome di Marigo e di Borghi. Ha giocato abbastanza bene a centrocampo, ha tenuto molto palla, però quando si è trattato poi di scendere in fase di attacco non è quasi stato mai pericoloso. Iniziamo allora a vedere subito queste immagini che sono state montate da Gino Arduini, immagini che iniziano con il gol segnato dalla Lazio dopo 5 minuti. C'è una punizione di caso per Fiorini che di testa ha uno stacco molto bello e batte Onorati. È il gol dell'1-0, vi dicevo, dopo appena 5 minuti. Il giusto riconoscimento della curva nord a Fiorini, uno dei tantissimi nuovi acquisti della Lazio. Al 27esimo caso potrebbe segnare su calcio di punizione, la palla va alta di poco. E al 38esimo è ancora la Lazio in fase d'attacco, il Catania non è mai stato pericoloso nei primi 45 minuti. Al termine di questa azione ecco il tiro di Magno Cavallo da fuori area, va alla destra del portiere catanese Onorati. Passiamo con le immagini al secondo tempo, al quarto minuto c'è un'azione che inizia con un lungo rinvio di Malgioglio, la palla che poi giunge a Fiorini, che prima fa una cosa molto bella e poi però tira alto sulla traversa. Ecco Fiorini che riceve il pallone, si libera molto bene ma poi manda alto sulla traversa. Al 15esimo la prima occasione pericolosa del Catania, è Lupia che manda alla sinistra di Malgioglio. Al 19esimo c'è Galbiati che appoggia per Garlini, il lungo lancio, c'è una disattenzione di un difensore catanese, la palla finisce a Magno Cavallo che tira, ma è bravo, Onorati si fa trovare pronto. Al 27esimo sta per compiere un pasticcio Malgioglio, ma Calcaterra, che era entrato al posto di Filisetti, riesce ad arrivare prima dell'attaccante catanese. E alla mezz'ora c'è ancora la Lazio in attacco, caso da un pallone molto bello a Fiorini, il quale però non fa altro che tirare abbastanza piano tra le braccia di Onorati. E al 39esimo potrebbe pareggiare il Catania, c'è una punizione dalla destra di Braglia, un bel colpo di testa di Mandressi che manda la palla fuori di poco. Vince la Lazio 1-0, la linea Giampiero Galeazzi.